Ciao a tutti cacciotti, no, e benvenuti in questo insieme vlog. Sono ancora incasinato. In questo momento mi trovo a Napoli e tra poco prendiamo il treno per andare a Roma, sì, all'aeroporto, e ci troveremo con Stefano e Sasha. E c'è qua Giuseppe, che è ancora incasinato. E sta vedendo, sta decidendo la proposizione da usare per il titolo, no? Anch'io ho fatto un po' di casino tra e fra per vedere quali suonava meglio, quale aveva più senso. Ah, la vita dello youtuber. E volevo farvi vedere, ragazzi, questo bellissimo ritratto che mi è stato fatto da una persona, è stato commissionato da un nostro fan qua di Napoli che ci segue tantissimo, ed è probabilmente il più bello dei ritratti, perché gli altri sono davvero fan sono poco realistici, diciamo, però questo è particolarmente bello. È gigante, non so come lo porterò a casa, ma è bello, mi piace veramente. Quindi ci vediamo poi o in treno o a Roma. Il caricabatterie, sì, io ora sono sta zoomando indietro, sta zoomando. Qui c'è il caricabatterie, è arrivato Sasha. Ciao Sasha, c'è ancora Vegas, ma è ancora incazzato, ma lo fa un culo cattivo. E c'è anche Tudor. Ciao Tudor. Solo che io non parto. Agab, siamo arrivati in aeroporto, siamo dito anche Stefano. Ciao. C'è Sasha là dietro. Ciao. C'è Papa Vegas. Ciao. C'è Papa Vegas. Beh, rispetto al viaggio di Los Angeles, questo è andato molto più veloce la parte del check-in. Che Emirates è un po' diverso. Lui, Emirates, ragazzi, la prima volta, raga, quando siamo andati a Los Angeles, il suo visto era fatto male. No, cos'è? È lei che ha sbagliato a mettere una lettera. No, chi ha fatto la prenotazione del mio volo ha messo la AY al contrario, YA mi sembra. Gente scema. Quindi hanno dovuto chiamare a Los Angeles per dire: questo va bene, lo possiamo ammettere, non puzza. Lei è così bellino, cioè c'è il coso stellato. Posa. Stefano, proprio cagare. Vedi che sei Stefano. Ah, questi stanno giocando a backgammon in multiplayer. Come cazzo si gioca a backgammon? Poi me lo dovete spiegare. Allora, aspetta. Ma facciamo una rapida intervista. Come si chiama? Io, Stefano. Beh, perfetto. Perché devi toccare sempre tutto? Perché stiamo giocando. Allora, signor Stefano, com'è essere uno youtuber su un aereo? Una figata, abbiamo la PlayStation falsa. Perfetto, e perché scusate? Ti voglio giocare. Mi mette pressione lo youtuber. Allora, tu hai fatto un certo tiro, ok? Cioè. E ti puoi muovere, vedi, per un tot di caselle, solo per i numeri in testa. Siamo arrivati a Dubai, però non abbiamo ancora visto molto, stiamo andando al gate nostro, che è il B1, e poi penso che daremo un'occhiata in giro, facciamo colazione, anche se la colazione poi c'è l'andata sull'aereo, ma più si mangia meglio è. E niente, fuori fa caldissimo, cioè siamo usciti dall'aereo, boom, caldo istantaneo, non so quanti gradi c'erano, ma ho iniziato a sudare istantaneamente. Poi per fortuna le navette erano tutte con l'aria condizionata. Poi per scendere e rientrare nell'aeroporto, boom, di nuovo caldissimo, terribile. Era o no terribile il caldo? Porca, ragazzi, ci sono appannati gli occhiali entrambi. Ora siamo sul volo che deve arrivare a Tokyo, siamo su questo volo ormai da 8 ore e passa. Arriveremo tra 1 ora e 47, non so se vedete, però arriveremo tra 1 ora e 47. E qui è arrivato da mangiare, ora questa è la cena. Se ce la faccio. Plastica. Questa è la cena giapponese. C'è pesce con riso al vapore, verdurine. Il vomitello di Shrek. Il vomitello di Shrek. Poi là abbiamo dei noodles. Acqua, pane. Questo penso sia salsa. Vabbè, salsa. Poi vabbè, tante rubettine piccoline. Il sudore in salsa con dolce. E invece Sasha ha preso il pollo. Plastica. Ma io mangio plastica. Plastica al pollo. È molto buona. Ci vediamo una volta atterrati. Siamo arrivati a Tokyo e ora stiamo scendendo dall'aereo. Mi hanno detto che piove, però cazzo c'è. A 9 gradi.
siamo arrivati in hotel e c'è una vista, ragazzi, lo giuro, non è un poster. Sembra un poster dal video. Vieni a vedere, sembra un poster. Okay. È un quadro. No, ragazzi, in serio, guarda che cazzo di figata. Siamo tipo al 30° piano, siamo altissimi. Guarda giù, le macchinine, quanto sono piccole. Una macchina. Oh, Dio. È il 40°. Come vuoi, fai? Tokyo. Ok, gli altri se ne sono andati, ora volevo farvi vedere un attimo la stanza. Qua ci sono due letti separati, io sono una piazza e mezzo più o meno. La presa è tipo quella là, non inglese, tipo cos'è, americana, tipo la presa americana più o meno. E per fortuna avevo un adattatore e c'era uno già incluso. Poi il bagno, raga, è una figata perché... Mi sto lavando i piedi. Ma c'è la vasca, Sasha! Non era più comodo nel lavandino. Stavo dicendo, la parte figa è il gabinetto, raga, guardate che cazzo di figata, c'è lo spruzzo, il bidet e c'è il coso riscaldato che ti fa bollente il tutto, è fighissimo. Ho sempre sognato il cesso riscaldato. Il cesso riscaldato d'inverno è una gran roba. Poi ragazzi dovete capire che questa cosa qui è una porta di vetro. Ok, spettacolo, questo lo sapevate già. Però questa è la stanza vasca doccia. Cioè tu puoi farti la doccia qui e l'acqua scende laggiù. Vedi che c'è tutto il canaletto. Madonna, qua dentro c'è un eco della Madonna. C'è un eco della... Cosa? Oh là là. No, c'è la porta. Qua dentro c'è un eco della Madonna, ragazzi, assurdo. Oh là. Delle tre sarà un casino. Quindi o ti fai la doccia normale o ti fai, insomma, ti fai la vasca normale e ti fai il bagno. Madonna, sto eco uscendo da qui. Troppo eco là dentro, sì. Triplo come... Vabbè, buona lavata di piedi, sì. E qui abbiamo l'armadio. Qua si può vivere tranquillamente una persona. È gigante. E c'è anche... C'è anche il picchianima. Il picchianima. Ma è culo per mettersi le scarpe. Vabbè, ma è gigante, è tipo mazzara baseball. Io non ci dormo qua. E c'è anche la spazzola per sempre per le scarpe. Qua sono le ciabatte, due paia, quasi quasi una le prendo. Cos'è sta cosa? Oddio, ho paura. Posso prenderla, dite? È una torcia? Non vorrei far... Beh, è una... non la tiro fuori. Ecco, ma porco tu. No, perché dovrebbe partire l'allarme se... Cazzo ne so, io sì, ti stavo dicendo. Spaccata il primo giorno. Cuscini in più, figo, sì. Figo, va bene, la parte più bella è quando porti un amico che non ha pagato la stanza. Esatto, lo metti dentro l'armadio ed è tutto a posto. Perfetto. Ora magari andiamo dagli altri due e vediamo un attimo cosa fare, ma penso che andremo a dormire. E... Ragazzi, abbiamo provato a spegnere la luce e la vista è ancora più spettacolare. Sasha, dove sei? E poi esce l'uomo nero che ti mangia tutto intero. Ok. Però guarda, raga, che cazzo di figata, sì. Aspetta, faccio anche la foto perché posso. Non è vero, non posso.